polemiche, freccettine, sfottò. Questo, ragazzi, si parla. Polemiche, freccettine e sfottò. Allora, come avete letto dal titolo? Non sono l'unico a fare questo video, perché ormai è in voga, ormai ogni cavolata che si dice nel web, in televisione, in qualsiasi altro luogo si dice è di voga, è di dominio pubblico. Allora, ragazzi, io non ho niente, non voglio fare nomi, ma comunque avete capito, ragazzi, questo conduttore che, in carità, ragazzi, ci sta, lo sfottò, ci sta, perché, cioè, se no, non siamo contenti, per tutte le giornate che ormai si dicono in giro, ogni partita che fa la Juve, ogni partita, se non c'è uno sfottò a favore della Juve, noi juventini non siamo contenti, anzi noi non siamo contenti, non tiriamo fuori una notizia che ci coinvolge, ecco, ragazzi, in una domanda che ha fatto questo conduttore, che non dico neanche il nome, ragazzi, non nulla contro di lui, però a me personalmente sta simpatico, e anzi lo voglio dire qui, e non si sa mai che mi piacerebbe anche conoscerlo, perché è il sogno della mia vita, perché l'abbiamo visto in tutti i programmi televisivi, all'inizio con i programmi per bambini, Bim Bum Bam, ragazzi, lì ha fatto la storia un pochettino dell'evoluzione neanche del personaggio, perché non è un personaggio. Dopo, per carità, ci può anche stare che, andando avanti con i programmi, che dopo si è fatto indipendente lui a fare programmi di successo, non dico di no, però diciamo la professionalità ce l'ha, non dico di no, però cosa volete, c'è sempre queste freccettine che tira fuori ogni volta, in ogni domanda, in ogni situazione, che mandi in bestia noi tifosi juventini, perché si sa che questo conduttore è sfegatato per l'Inter, per i prescritti, non sia mai ormai risaputo. Però dai, ragazzi, ormai sapete com'è. Se non si tira in ballo la Juve, i prescritti, gli interisti, non sono contenti, ma anche le altre squadre, non pensate solo all'Inter, ma anche alle altre squadre. Pensate alle altre squadre. Beh, comunque, ragazzi, è così, ragazzi, prendetelo così. Io non sono l'unico che la pensa in modo diverso, io ormai l'ho imparato a conoscere,
anche le sue battute è tanto ironico, però allo stesso tempo cerca un po' di coinvolgere battute un po' per diciamo per roba per una cosa come si dice, per ironizzare il discorso che noi siamo più forti, noi abbiamo il più grande attaccante del mondo, abbiamo un sacco di scudetti, cosa che l'Inter dopo il triplete non ha più fatto niente. Quello è risaputo, perché dopo Mourinho, adesso vediamo cosa farà con Conte, però diciamo l'Inter sappiamo che è sempre un gradino, un pochettino, non dico tanto per non sfottogli gli interisti, per carità, non mi permetto, però diciamo come a livello diciamo di squadra, dai, è un po' un livello sotto. Vabbè, questo qua lo dico così, ma non è che non ce l'ho per nessuno. Non ho invidia di nessuno, ragazzi. Non sono l'unico a criticare, perché io non critico. Ragazzi, questo è un discorso costruttivo. Dopo prendetela come volete, però dai. Comunque, dai. Ragazzi, questo è un piccolo video per chi è d'accordo con me, diciamo, questo presentatore che è molto ironico nelle sue battute, nelle sue gag, che diciamo sono gag che tira fuori tanto per pizzicare un pochettino l'invidia dell'Inter, no, l'invidia dell'Inter nei confronti della Juventus. Ho sbagliato anche a dire, mi pare di aver detto il contrario, però avete capito. Niente, ragazzi, io questo ho da dire. Ragazzi, se volete, iscrivetevi al canale. Vabbè, comunque, ragazzi. Questo è il mio pensiero, mi dite sotto nei commenti cosa ne pensate e basta. Beh, basta, non è un video perché l'hanno fatto tanti altri, però dico sempre la mia. Ho detto la mia e se siete d'accordo, scrivetemi qui sotto nei commenti, mettete mi piace e al prossimo video. Va bene, ragazzi? Ciao a tutti e basta. È sempre forza io.